Outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you so dropped in. Very nice. I'll hold your hands, dear, just like my I. Mother will start to be worried. Watch her my father will be pacing the floor. The fireplace so really, I'd better scurry. Maybe just to have a drink more. Some records while I the pour. Neighbors my face. The baby's bed out there. Say what's in this drink. No caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. This I'll bell. Take your head. Your hair looks well. I ought to say no, no, mind no, if sir. I move closer. At least I'm gonna say that I what's tried. What's the sense of hurting? I really can't stay. A baby to hold out. A baby, it's cold outside. Valorizzazione territoriale. Il cibo diventa un'arte a tutti gli effetti, non che lo diventa, lo è sempre stata, si assume una maggiore consapevolezza di questo ruolo fondamentale. Mazio Spigaroli quindi è un grande chef, a parte la stella Michelin e mille altri riconoscimenti di cui poi parleremo, ma soprattutto è l'attivatore di un sistema che è il sistema dell'antica cosa di Parla Vicina, che diventa anche una produzione tipica, che diventa un'azienda agricola, diventa un sistema di comunicazione internazionale, diventa proprio quello che dovrebbe essere ogni forma di valorizzazione. Quindi non lo chef come artista che arriva con i guanti blu e cucina, ma una persona che si mette in gioco e caratterizza un territorio. Io la prima volta sono venuto qui e sono venuto dalla Costa di Parla Vicina, tutti mi hanno detto, ah sì, Spigaroli, cioè quasi come se ci fosse un'osmosi tra il luogo meraviglioso, non devo io dirlo, poi si era conosciuto anche l'architetto che ha curato il restauro, ma diciamo un'osmosi tra persona, luogo e capacità. Uno sicuramente dei protagonisti quando siamo stati a fare questa serata magica presso l'UNESCO a Parigi, quindi con vista Tour Eiffel, ma allo stesso tempo vista Parmigiano Reggiano e cucitura del culatello, giusto per far capire a tutte queste delegazioni quanta sapienza c'è e che non portavamo solo il nome di una città e il nome di un prodotto, ma anche e soprattutto la sapienza delle persone che ancora vivono questo territorio e lo fanno grande. Quindi l'occasione di stasera, insomma, di premiare Massimo ci faceva particolarmente piacere presentare insieme a voi e quindi condividere questo piccolo pensiero veramente di Massimo e di quello che sta realizzando con tanta passione, legame col territorio, il fatto di avere ancora, come dire, dal maiale al culatello. Io penso che sia veramente una distinzione che ancora comunque fa la differenza e quindi veramente stasera penso che potrete, per chi già non lo conosceva, assaggiare qualcosa sicuramente di magico in un luogo ancora più magico. Quindi complimenti Massimo.
Questo è un paese, diciamo, piccolo, una volta si chiamava zona depressa, giusto Massimo? E in realtà, grazie a lui, devo dire, soprattutto, poi magari Manuela mi smentirà, però penso che Massimo e la sua famiglia abbiano creato un legame particolare, da un legame particolare col territorio sono riusciti a creare una cosa fantastica, riesce a creare degli eventi qui in alcuni momenti che sinceramente facciamo fatica a organizzare a Parma. Ogni sera questo è un posto che è diventato un punto di società 2015 formalmente a Massimo Spigaroli. Loro hanno avuto la fortuna in questo periodo di essere in vacanza, perché gestiamo anche il Cavallino Bianco, il labirinto di Franco Maria Ricci, quindi arte e cibo vanno d'accordo, e quindi io stasera mi prendo tutti i meriti, però voglio condividerli con tutti, con tutta la famiglia, forse non è giusto. Altra cosa importante, noi, come diciamo, gestiamo diverse cose, più che altro la base è l'azienda agricola, quindi ci sono persone che non vediamo, capito? Ci sono quelli che curano i maiali, ci sono gli altri che curano le mucche, gli altri che vanno a preparare tutto il cibo che poi noi trasformiamo, che sono persone molto importanti, anche quello che mangiano gli animali, eccetera. Senza di loro non potremmo. Alla fine noi beneficiamo sempre di questi premi, di questi riconoscimenti, però un ricordo va anche a loro. Ma più che altro noi abbiamo una squadra importante. Adesso vorrei che venisse qui tutto attorno. Il nonno ci ha insegnato... Mi raccontava sempre una cosa importante, che era questa, diceva che, dico, ma perché nonno, quando andavi al mercato compravi sempre, prendevi sempre un puledro, no? Andate dietro, ragazzi. Qui abbiamo da condivisa con tutta la truppa. Ma poi abbiamo anche presente il nostro architetto. Multimediale che coinvolge tutti i sensi. Io direi meraviglioso, non ho mai partecipato a una serata